Cotto, Cuzzolino, Canal e Cimanghigno, dunque 5 giocatori con la lettera C per il Pescara, che adesso viene accolto dagli applausi del Palarigopiano, un Palarigopiano come sempre pieno per le gare interne della formazione campione d'Italia nel 2015. Una Luparense che oggi indossa la maglia da trasferta, ovvero la maglia verde, e si schiera con Michele Miarelli, poi Pablo Taborda, Umberto Onorio, Edgar Bertoni e Mattias Lara, l'ex di turno. C'è tanta curiosità per il Pescara, ma anche per un giocatore classe 1999 di cui si parla benissimo, Victor Guimaraes Falcetta, meglio conosciuto come Vitigno. Un Pescara che dunque quest'oggi deve fare a meno di Leggero, di Vinicius Duarte, che ieri in allenamento ha subito un colpo all'occhio ed è bendato a bordo campo. Intanto Bertoni, il pallone per Taborda, e c'è il vantaggio della Luparense, l'assist di Edgar Bertoni, Pablo Taborda, tocco facile facile, Palarigopiano ammutolito, 2.58, vantaggio della formazione di David Marin, con Onorio che ha guidato la transizione, il tocco per Bertoni, inutile l'intervento, vince il rimpallo con Onorio, ancora Borruto per Cuzzolino, apre per Canal, uno contro uno con Onorio, e Mauro Canal trova l'unico angolo disponibile per piazzare la palla lì dove Miarelli non può arrivare. In l'apertura di Cuzzolino per Canal, la palla passa tra le gambe di Onorio, Taborda, arriva in pressione Borruto che poi segue Taborda, c'è proprio lui il pallonetto e Titi Borruto salva sulla linea con la maglia verde numero 14, ha provato un pallonetto delizioso, ha anche toccato, corsa inesorabile verso la rete, ci prova Mancuso, la deviazione di Capuozzo. Primo tempo è 1-1 al Palarigopiano di Pescara dopo i primi 20 minuti. Secondo tempo, Pescara in possesso palla, lancio di Capuozzo per Taborda e poi Matirosa, ancora per il bomber del Pescara che si gira, trova la coordinazione e trova il 2-1, 40 secondi sul cronometro e coordinazione precisa e perfetta nel diagonale, sposta di Michele Miarelli, Caputo in verticale per Borruto che è velocissimo, Borruto alza il pallonetto e questa è una meraviglia! Titi Borruto fa alzare in piedi il Palarigopiano, commette fallo lo stesso Bertoni, Borruto prende velocità, Speedy Gonzales, Luparense tramortita da questo 1-2 micidiale, occhio ancora al break del Pescara con Cimanghigno che va via, il fallo di Mancuso che è già ammonito e la partita del pivot finisce qui, 3 minuti 16 secondi. Cuzzolino all'indietro per Mauro Canal, difendono a triangolo i giocatori, Cuzzolino prova il sinistro, Leandro Cuzzolino, 4-1, è un Pescara scatenato. Dal suono della sirena, andiamo a sentire. Bertoni, forse proprio Onorio respinge il tentativo e attenzione alla ripartenza del Pescara con Ghiotti! Non c'è partita in questo secondo tempo, c'è una sola squadra in campo e si chiama Pescara. Il pivot del Pescara ha rallentato la propria corsa, metto la mano sul fuoco perché ho pensato prima a non prendere la pallonata. Caputo, palo che trema, poi ancora Canal, arriva Miarelli, la palla era fuori dall'area di rigore. Attenzione perché la porta è vuota, Borruto è velocissimo, supera anche Taborda, Borruto! Lo ferma solo il muro del Palarigopiano. A Borruto che riesce a frenare soltanto perché davanti a sé il campo è finito. Dunque secondo vantaggio con Turmeno dopo l'1-0 di Corsini, il pareggio momentaneo e arriva il gol del 6-2 di Andrei Bordignon. E qui rivediamo il gol del 6-2 con la puntata per il Real Rieti sulla Lazio, ma è cambiato il punteggio anche al Pala Kilgour di Ariccia e cambia il punteggio anche qui al Palarigopiano di Pescara con il gol di Coco Wellington. La Luparense rimane a 16, perde ancora lontano da San Martino, finisce questo match con il successo per 6-3 del Pescara sulla Luparense. Altri applausi per la squadra di Fulvio Polini, davvero un martello pneumatico in questo inizio di campionato, 9 vittorie compresa quella in Supercoppa sul Real.